Del 2002 alle 14:04. Ancora non lo so, ma mancano un anno, 10 giorni e 8 ore a quello sparo nel bar di Rishon LeZion a Tel Aviv. È Jumat, venerdì. Allahu Akbar, Shirin Akras, studio storia della Palestina, Università Islamica di Gaza. L'insegna del negozio di mio padre è sempre più sporca, batterie per auto. Si è cotta per il sole, per il vento, per la pioggia fitta come aghi di questa zona industriale di Erez, dove i camion fanno avanti e indietro tutto il giorno. È lì che vado al mio primo incontro, per diventare martire, martire di Al-Qassam. Il 29 marzo del 2002 alle 14:04, ancora non lo so, ma mancano un anno, 10 giorni e 8 ore a quello sparo, nel bar di Rishon LeZion, a Tel Aviv. Il mio nome è Eden Golan, insegno storia ebraica, o meglio, insegno la storia di tutti, ebrei e non. Per millenni è la stessa, ma io la insegno col punto di vista degli ebrei. Ogni volta che parto in aereo, quando decolliamo dalla pista, mentre i palazzi diventano piccolissimi e le città stanno dentro una mano, ogni volta penso a questo, al mio mestiere. Perché là sotto, piccoli come formiche, minuscoli, dentro le teste più piccole di capocchi e di spilli, facciamo la guerra dei punti di vista. Vista dal basso è un dramma, ci stai nel mezzo. Vista dall'alto in fondo è buffo. Una commedia, una farsa. Fatto sta, io ne faccio parte. Il 29 marzo del 2002 alle 14:04, ancora non lo so, ma mancano un anno, 10 giorni e 8 ore a quello sparo, nel bar di Rishon LeZion, a Tel Aviv.
Mi chiamo Mina Wilkinson, americana, donna e soldato. Reparti d'appoggio, aiuto d'oltreoceano. Più o meno dichiarati. Fatto sta, ci siamo. Sono 6 ore che siamo qui fuori, con i mitra puntati, le radiotrasmittenti accese. 6 ore, asserragliati, stretti, fra il blu delle sirene della polizia e il verde metallo dei mezzi corazzati. Sì signore, anche noi, anch'io. Davanti al supermercato Supersol di Kiryat Ayovel, periferia di Gerusalemme. C'è chi dice che qui ogni ritardo non è mai casuale, significa sempre, significa qualcosa. Io non ci faccio caso. Mi sforzo, ecco, di non farci caso. Solo per curiosità scruto la strada fino laggiù, fino in fondo. Se la mia allieva arriva in autobus, scenderà alla fermata qui davanti. Fuori da questo bar, seduti sul ciglio della strada, un tavolino, 3 ebrei russi giocano a scacchi, concentratissimi, isolati dal resto del mondo, da me che li guardo, dai clacson, da tutto. Le macchine scorrono avanti e indietro, vomitate come lava da un vulcano, ininterrotte, in fila, dallo svincolo della circonvallazione che come un anello stringe la città tutto intorno, come una collana sul collo di una donna, collana tutta fatta di blindati, di carri armati, di autoblindo e clacson. L'aria è secca, da quasi noi alla gola. La porta di vetro del supermarket si apre e si chiude senza interruzione dall'altra parte della strada, come un imbuto sotto gli occhi stanchi di una guardia giurata. La porta quasi mi ipnotizza, apre e chiude, chiude e apre, di continuo, come una bocca. La gente è tanta, mi dico proprio tanta, sarà che fino a ieri era tutto chiuso per Pasqua. Entrano senza niente, escono pieni di sacchetti con la scritta Supersol. Vecchie, bambini, ragazzine con le trecce, ragazzi con le trecce, pure loro le peyes, lungo gli orecchi, giù come gli elfi. Escono, entrano, una folla. E fra nemmeno 4 ore chiuderà di nuovo per Shabbat, come tutti i venerdì al tramonto suoneranno le sirene in tutta Gerusalemme per ricordare a ognuno che è Shabbat, ci chiuderemo in casa. E buonanotte. La polizia israeliana sta tutta concentrata in un angolo, alla destra del cubo grigio. Quelli dello Shin Bet ci dicono che il palestinese è un filo terrorista, pericoloso, affiliato alle brigate dei martiri Al-Aqsa. I palestinesi, parenti, amici del sequestratore dentro il cubo, stanno dalla parte opposta. Una folla rumorosissima, arrabbiata. La loro versione è molto diversa. Ci dicono che il palestinese è un uomo tranquillo, non fa parte di Hamas né della Jihad, esplosivo in casa, neanche per sogno. Asim, così si chiama, è un laico, non un fondamentalista, fa il fornaio. È solo che gli hanno fatto perdere la testa, perché gli sono entrati in casa la 6ª volta, come fanno gli israeliani nei villaggi profughi. Hanno buttato giù la porta con la scusa dei controlli, gli hanno strappato il materasso, squarciato il divanetto, hanno fracassato a terra tutti i piatti per cercare fra gli scaffali in cucina, e quando è tornata a casa sua moglie, Latifa, le hanno messo una mano fra le cosce. Asim ha perso la testa, dicono. Ha afferrato il fucile di suo padre, va capito? Dicono, va capito? Sì, signore. Eccolo qui. Il contrattempo. The Hitch. Noi occidentali buttati qui dall'altra parte del pianeta per fare da paceri fra un dio e l'altro. Tanto a che serve? In qualunque modo vada a finire oggi qui, dentro quel cubo grigio chiamato casa, ci sarà comunque domani qualcuno che vendicherà l'affronto. In Jaffarod qualcuno si farà saltare per il dio offeso di Asim, o a Betlemme qualche ragazza araba sarà violentata e sfregiata dai finti agenti del Mossad. Sbadiglio. Che palle. Sì signore, lo stomaco mi si muove, ho fame. Ecco sì, penso a cosa mangerò stasera mentre i nostri danno il via libera all'azione. Il boato dell'intervento, il fracasso dei vetri, la luce dei mitra, un
30 secondi, Asim è già morto. Liberi gli ostaggi. Il notiziario dirà: pericoloso terrorista ucciso a Kfur Qassim. E anche oggi è andata. Quando passa davanti a me, marrone e gialla, zoppicando, non posso fare a meno di fissarle le mani. Le sue non tremano, immobili, perfette. È poco più che una bambina. Insignificante, come le mosche, penso. Come le mosche nel mio orecchio, così lei fra poco farà un rumore immenso, più che 10, 20, 100 elicotteri. Passa oltre, si ferma al checkpoint, sento le voci, i militari insistono, accorre un altro, poi un altro, il mio dito è sul numero 4, un altro già pronto sul 5. Ecco, ora è il mio momento. 45, 61, 37. Qui mi fermo. La mia mano è bloccata. Non mi risponde più, non è più mia. Sta ferma, in aria, come un fermo immagine di un film. Mi mordo un polso coi denti, non succede niente. È immobile, non è più mia. Ho fallito, non è più mia. Ho fallito, non ce la faccio, non ce l'ho fatta. Ho fallito, ho... Qui mi sveglio, sudata, fradicia. La mia amica Yat ieri mi ha detto: l'attesa è peggiore che farlo. Aveva ragione. L'attesa. Sì. Fra poche ore avrò la mia prova. 45, 61, 37, 02. Ragazza gialla, velo marrone. Zoppicherà. Guardo la sveglia. Le 4 e 21. Le 19:48. Cercare parcheggio stasera è un inferno. Il locale che ci aspetta l'abbiamo appena superato, sulla destra, pieno di gente giovane sui marciapiedi. Sembra rumoroso. Musica, luci. Chiedo a Isaac perché l'hanno scelto. Mi dice che la colpa non è sua. Sono gli altri che volevano un posto moderno, non il solito ristorante da insegnanti snob dove tutto è chic e chi sta a capotavola assaggia il vino per tutti. Stare a capotavola è un'impresa, dice ridendo. Sembra di essere a una tesi di laurea. Tu il candidato, gli altri la commissione. 19:48. Fuori dal pub il rumore è assordante. La porta di vetro si apre e si chiude continuamente, fra fiumi di gente, tacchi alti, scollature, abiti da sera, riempendo la strada di fumo da concerto e di squarci di musica a go-go. Penso a quei due ragazzi, i candidati. Li chiamiamo così, i candidati. Magari sono appena entrati al pub con i loro giubbotti di marca con su scritto King Bowling. Penso a chi li sta vedendo adesso, uguali a tutti, così come un giorno vedranno me, uguale a tutti, mimetizzata nell'ingorgo dei clacson. Passa un furgone con un pannello pubblicitario, dice: cosa sei disposto a perdere? E rimane fermo per un bel po' davanti ai miei occhi, incastrato al semaforo. Mi manca l'aria. Fisso il rettangolo dell'uscita e fuggo correndo. Fuggo, spalanco la porta. Fuggo e mi trovo davanti un gigantesco manifesto di pubblicità. La felicità, io so cos'è. Cammino, mi fermo, respiro. La felicità, io so cos'è. 200 metri per premere il pulsante. La felicità, io so cos'è. Cammino. 10 passi, 20, 30. Wafa e Ayat. La felicità, io so cos'è. 50 passi,
70. 100. La seconda prova. Waffa. E Ayat. La felicità io so cos'è. Il traffico è impazzito. La felicità io so cos'è. Chiudo gli occhi. Prendo tutta l'aria che posso. La felicità io so cos'è. Allah Akbar. Premo il pulsante. Fino al fondo.